vazio dentro mille vão e trás de um descoberta tudo que ele que encontrei em mim. Il viaggio a Capo Verde è stato un viaggio corto ma intensissimo. Abbiamo apprezzato di Capo Verde tantissime cose. Per la prima cosa, l'ospitalità. Cosa vorremmo portare? Noi portiamo intanto un bel ricordo di là. Cosa vorremmo portare noi a Capo Verde? Noi a Capo Verde vorremmo portare un po' della nostra esperienza. La visita è stata molto utile perché abbiamo potuto incontrare le autorità del settore, quindi io credo che ci siano delle grosse possibilità perché un servizio di elicotteri nel paese possa nascere e possa svilupparsi. Sarà che io credo che il servizio migliore dell'elicottero è il servizio, direi più importante, è quello dell'aiuto alle persone. Quindi qual è la cosa migliore che dare un aiuto quando uno sta male, non riesce a far in maniera diversa? E quindi io credo che se l'elicottero a Capo Verde viene inserito e viene utilizzato, potrà portare tantissimi vantaggi alle persone del posto, ai turisti e quindi anche come immagine di un paese moderno, efficace ed efficiente anche nei servizi di assistenza alle persone, perché l'uso dell'aereo per spostare un paziente serve quando il paziente è stabilizzato ma ha già avuto una serie di cure. L'elicottero, qual è il grosso vantaggio? Che l'elicottero arriva sul posto con un team di persone altamente specializzate proprio nell'intervento del soccorso, perché loro poi si abituano a vedere persone che hanno delle patologie e che hanno bisogno di questo tipo di intervento. Ed è un intervento immediato che risolve tante volte la maggior parte dei problemi che in seguito, se non c'è un intervento immediato, è difficile riuscire a recuperare. E credo che quindi il paese abbia bisogno di questo tipo di servizio e lo possa avere, e hanno delle capacità di potersi sviluppare, di poter migliorare, e quindi noi crediamo che sicuramente loro andranno avanti, faranno delle cose interessanti. Noi non abbiamo aspettative particolari. Se possiamo dare una mano, siamo qui per poterlo fare. Abbiamo avuto la fortuna di incontrare padre Ottavio, che è una persona che contagia con il suo entusiasmo, con la sua passione che mette nelle cose che fa. E credo che ci siamo trovati subito molto bene con lui, perché io la mia vita è stata, direi, dominata tutta dalla passione per il lavoro, per le cose che io sono riuscito a fare. E quindi anche incontrando una persona come padre Ottavio sono entrato immediatamente in sintonia. E quindi non ho aspettative, noi come imprenditori dobbiamo fare del business. Direi che in questo caso per noi non è un business economico, ma è un business di soddisfazione, di poter dare una mano a far sì che una parte del nostro percorso possa servire a qualcuno e per poter crescere e svilupparsi. Mi ha fatto molto piacere conoscere il primo ministro ed è stato per noi un onore poter avere la visita di un primo ministro nella nostra azienda. Quindi credo che senz'altro anche per il primo ministro, benché la visita breve, abbia potuto, come dire, avere l'occasione di vedere un'azienda di elicotteri, che è una cosa un po' particolare, un po' diversa da quelle che sono aziende di altro tipo che magari uno è abituato a vedere. Quindi speriamo che anche lui un po' resti contagiato da questa passione che padre Ottavio e noi abbiamo. Padre Ottavio, possiamo augurarle che riesca a contagiare il più possibile, con il suo entusiasmo, future persone, visto che ha questa dote, questo dono di poter contagiare nel positivo le persone, che entri in contatto il più possibile con tante persone.
di un incontro e di un disincontro.